Le piogge dei giorni scorsi hanno garantito, ad esempio, alla regione Piemonte di uscire dal periodo di crisi, anzi, in alcuni punti purtroppo ha piovuto in modo veramente copioso. Però quest'acqua ha garantito ai grandi laghi regolati, come il Lago Maggiore, che è riempito al 92%, o come il Lago di Garda, che è al 97%, di poter garantire per i prossimi giorni acqua nel fiume Po e quindi prelevare con una portata sufficiente e distribuire l'acqua per le colture importantissime nel distretto. La pioggia caduta però è caduta in modo differente. Purtroppo nella zona della Romagna, nella zona delle Marche e nella zona appenninica dell'Emilia ha piovuto meno. E quindi, ad esempio, il fiume Taro è al meno 50% della sua portata media e anche il torrente Parma è al meno 50%. Questo per farci capire che alcune aree sono ancora in crisi e quindi noi organizzeremo nei primi giorni di agosto un nuovo osservatorio. Le previsioni sono che in questi giorni sarà molto caldo fino a sabato e domenica, entrerà poi una precipitazione, una perturbazione, speriamo che possa portare benefici e non calamità, soprattutto in quelle aree in cui da tempo c'è una aridità prolungata.